Nello splendido scenario del vestibolo superiore di Palazzo Reale, la presentazione di Horror in Nero, il pallagrello nero IGT della Vigna della Reggia. In tantissimi non hanno voluto mancare a quello che è stato un vero e proprio evento, con il direttore Tiziana Maffei, Maria Pina Fontana, di Tenuta Fontana, l'azienda che è riuscita a far rinascere la Vigna Reale. A 2 anni dunque di distanza dalla prima vendemmia e 1 anno dopo la presentazione di Horror e Bianco, al Vinitaly arriva il vino a bacca nera delle Reali Delizie. È sicuramente la conclusione di tutto il nostro progetto che da 4 anni a questa parte portiamo avanti. Dopo 160 anni, ecco, sempre ribadito che siamo tornati a fare la vendemmia, ma oggi è una giornata emozionante per noi perché abbiamo chiuso il cerchio del progetto di Ororè e adesso ci tocca, ecco, solo comunicare e diffondere, arrivare oltre i confini di questo prodotto appena uscito. Che cos'è e com'è questo nuovo vino per te? Sono sempre stati regali, quindi anche per questo è regale, segno di potenza, ma allo stesso tempo, ecco, il re, come sappiamo, era il suo fiore all'occhiello. Noi oggi cerchiamo di comunicare questo, quindi per me sì, è il nostro fiore all'occhiello. So che questa giornata è dedicata ad una persona particolare. Sì, è dedicata a una persona particolare che ci ha insegnato tanto e oggi è festa anche per questo motivo. E per il futuro? Grandi prospettive, siamo sempre in continua mutazione e movimento, quindi viva il mondo del vino!